Ragazzi, buongiorno e benvenuti nella lezione di didattica a distanza di tecnologia. In questa lezione ci occuperemo di ergonomia e domotica. Nella lezione precedente ci siamo occupati dell'abitazione. Lo spazio abitativo è un luogo capace di soddisfare i nostri bisogni. Pensa a quante cose fai nella tua casa: mangi, dormi, studi e ospiti i tuoi amici. Abbiamo anche visto che l'abitazione è suddivisa fra la zona giorno, che comprende il soggiorno, la sala da pranzo, e la zona notte, costituita essenzialmente dalle camere da letto. Le abitazioni possono avere dimensioni diverse e anche una diversa organizzazione degli spazi. Ci sono poi delle regole di buona progettazione, e questa è appunto l'ergonomia. L'ergonomia e la domotica sono sul libro. Quindi qui è l'ergonomia e puoi seguirmi dal libro, qui c'è la domotica. L'ergonomia si occupa di progettare gli arredi in modo che possano essere utilizzati nel modo più confortevole possibile. Questo lo puoi scrivere anche sul quaderno in modo da fissare il concetto. Si occupa quindi del benessere delle persone. E trova una vasta applicazione non solo per gli arredi domestici, ma anche per le postazioni di lavoro negli uffici, perché queste obbligano la persona ad una postura, ad una stessa postura per ore ed ore. Quindi bisogna evitare nel tempo dei danni fisici. L'ergonomia viene tenuta in considerazione nella progettazione non solo di mobili, ma anche di oggetti della casa e non solo, quindi dai frullatori, dai passeggini, agli zaini. Facciamo un esempio con una cucina ed andiamo a vedere le altezze riferite al corpo umano. Per esempio, una sedia ha il piano di seduta a 45 centimetri. Vedete? In questo modo le gambe sono ad angolo retto. Invece il tavolo ha il piano alto circa 75 centimetri e quindi permette di scrivere, di mangiare, di lavorare stando seduti. Il mobile della cucina ha un piano alto 90 cm che permette di cucinare e lavorare stando in piedi. Il pensile della cucina, per esempio, deve avere un'altezza limite che può arrivare a 2,10 m. Adesso andiamo a vedere un video sulle corrette posture. Adesso andiamo a vedere la domotica. Sul libro la domotica la trovi questa parte. Lo scopo della domotica è quello di migliorare la qualità della vita domestica realizzando una casa intelligente, dotata di impianti e apparecchiature in grado di svolgere la loro funzione in modo automatico oppure programmato. Anche gli elettrodomestici possono essere intelligenti. In cucina, sfruttando le nuove tecnologie, infatti, è possibile collegare ad internet gli apparecchi che usiamo ogni giorno.
Esistono dei frigoriferi che consentono di controllare il contenuto tramite il cellulare, quindi da remoto. Questi frigoriferi permettono inoltre di condividere la lista della spesa e di fare anche la spesa online. Oppure ci sono dei forni che sono controllabili attraverso il telefono cellulare. La domotica quindi è la scienza che si occupa dell'automazione nell'ambito dell'abitazione, con l'apporto di molte discipline: l'elettronica, l'elettrotecnica, le telecomunicazioni e l'informatica. La domotica mira a rendere intelligenti gli apparecchi e gli impianti domestici, consentendo a questi di svolgere delle funzioni autonome e programmate dall'utente. Le finalità principali sono migliorare la qualità della vita domestica, svolgendo in automatico, per esempio, delle funzioni ripetitive, migliorare la sicurezza relativa alla protezione sia dagli incidenti domestici sia dalle intrusioni di ladri, diminuire i consumi, luci che si spengono in assenza di persone. Se vogliamo fare degli altri esempi, possiamo vedere, per esempio, che in un impianto elettrico si possono accendere, spegnere e regolare l'intensità in modo programmato dei punti luce. Oppure in un impianto di climatizzazione si può attivare o disattivare in base alla presenza di persone nella singola stanza. Oppure un impianto termico si può gestire in modo intelligente sia il riscaldamento degli ambienti e quindi aumentando l'efficienza e l'economicità. Torniamo di nuovo sul libro. Possiamo vedere che qui abbiamo un esempio di abitazione domotica. Puoi leggere anche da solo le caratteristiche un attimo. Per esempio, qui abbiamo l'impianto di climatizzazione, oppure qui abbiamo l'impianto di intrusione, per esempio, il controllo dell'impianto di intrusione. Adesso andiamo a vedere insieme questo video. Quindi, tramite cellulare possiamo, per esempio, aprire, chiudere la sala cinesca del garage, oppure possiamo irrigare il giardino, poi spegnerlo naturalmente, oppure possiamo accendere o spegnere le luci di casa. Bene, la lezione è finita. Ripassa sul libro gli argomenti che abbiamo studiato insieme. Finito il ripasso, vai sul registro elettronico e compila il modulo che ho preparato per te. Alla prossima e buon lavoro!